questo vuole essere un messaggio del Disability Day, che tutto si può, basta volerlo, e grazie alla rete che potremmo riuscire a fare con tutti, questo dovrebbe essere un obiettivo comune, dovrebbe essere un progetto di futuro. Cioè, smettiamola di dire che il disabile non può fare quello, non può fare l'altro, non è assolutamente vero. Lo sport oltre i limiti, questo è il Disability Day, l'iniziativa organizzata da AISM sezione di Arezzo nell'ambito della settimana nazionale della sclerosi multipla, in programma domenica 21 maggio all'auditorium di Arezzo Fiere Congressi dalle 9 alle 19. Ognuno di noi ha le proprie abilità e quindi la capacità di valorizzare le abilità delle persone diversamente abili è un messaggio culturale, prima che sportivo e prima che sociale, quindi teniamo proprio questo. Il Disability Day è una iniziativa che lancia una sfida culturale alla città di Arezzo, è dedicata non soltanto a comprendere alcuni elementi delle disabilità, ma soprattutto a comprendere come si superano. E siccome ognuno di noi ha da superare dei momenti di difficoltà, fare di Arezzo la città dove le difficoltà si mettono a fuoco e si superano, credo che sia un grande riconoscimento per la civiltà di questa città. Non mancheranno le testimonianze di atleti che hanno partecipato alle ultime Paraolimpiadi. Interverranno infatti Massimo Porciani, presidente del Centro Italiano Paraolimpico, e tre leggende dello sport paraolimpico, l'amazzone Sara Morganti, lo schermidore Matteo Betti e la ginnasta Nicoletta Tinti. Si parlerà di disabilità e accessibilità, in particolare declinata sul tema dello sport. Quindi lo sport accessibile, disponibile per tutte le persone. Noi crediamo fortemente come sezione AISM di Arezzo che ci fosse la necessità sul territorio di parlare di sport, perché tante persone vivono il proprio corpo solo nella parte malata, solo nella parte da riabilitare, mentre anche quando c'è e soprattutto quando c'è una disabilità è necessario che le persone possano trovare il piacere del movimento attraverso lo sport.